Un piano in 10 punti allo scopo di ridurre i divari di apprendimento tra nord e sud. E questa è l'Agenda Sud presentata dal ministro dell'Istruzione Giuseppe Valditara, che ha scelto la Calabria per illustrare il piano. Perché partire dalla Calabria? Partire dalla Calabria è un gesto di grande attenzione verso questa terra straordinaria che ha delle straordinarie opportunità. Partire dalla Calabria per lanciare un segnale a tutto il Mezzogiorno e a tutto il paese e soprattutto perché è inaccettabile che si continuino a leggere i report dell'OCSE, i report delle agenzie formative che danno dei risultati purtroppo drammaticamente diversi per quanto riguarda le performance degli studenti di una parte del paese e degli studenti del Mezzogiorno d'Italia. Da oggi noi iniziamo un percorso per dare un'opportunità di successo formativo a tutti i giovani, in particolare a tutti i giovani delle regioni meridionali del nostro paese. Ed è un tema che mi sta particolarmente a cuore. Ne ho parlato a Parigi in occasione della riunione dell'OCSE. Ho chiesto anche che si vada a raccogliere una banca dati per evidenziare le migliori pratiche, le buone pratiche che ogni paese in qualche modo ha affrontato, ha delineato per rafforzare le competenze dei giovani, in particolare in quelle aree più disagiate. Ne ho parlato con il ministro francese dell'educazione che ha problemi molto simili ai nostri e ci siamo ripromessi di confrontare poi le varie esperienze. Ma voglio entrare immediatamente, come si dice, in medias res. Già il PNRR interviene in modo importante con delle risorse. Noi oggi andiamo oltre. Noi oggi intendiamo dare una visione, una strategia che sino ad ora è mancata, andando a affrontare le tematiche, come diceva molto bene prima la vicepresidente, danno luogo a quella dispersione esplicita e a quella dispersione implicita che per certi aspetti è ancora più grave. Assessore, si sceglie la Calabria per far ripartire il Sud? Sì, una pagina importante per la Calabria e per il Sud, perché ve l'ha lanciato direttamente dal ministro Valditara l'ambizioso programma Agenda per il Sud di contrasto alla dispersione scolastica e all'insuccesso formativo. Sì, la Calabria che con il presidente Occhiuto e con tutta quanta la giunta sta attivando delle misure strategiche importanti. Proprio stamattina noi lanceremo l'osservatorio per il diritto allo studio. Più istruzione, meno dispersione è lo slogan che abbiamo coniato, che ci permetterà di avere georeferenziate le aree bollino rosso su cui interverremo per i prossimi anni con dei fondi destinati. Oltre 200 milioni di euro sono quelle le risorse che la Calabria destinerà proprio al contrasto della dispersione scolastica, così interverremo a finanziare quei comuni nei quali il tasso di dispersione appunto è più elevato, quindi con più tempo scuola, più mense, trasporti, palestra come occasione di aggregazione, più servizi perché interverremo potenziando le risorse comuni affinché riescano ad erogare il diritto allo studio e quindi l'assistenza specialistica, i trasporti. Quindi cercheremo di abbattere quei divari e territoriali che vanno a dare meno opportunità ai ragazzi delle aree interne e quel divario tra nord e sud che ci vede ultimi nelle classifiche degli invalsi. Quindi la Calabria è pronta a cogliere questa sfida legandola appunto all'istruzione e alla formazione.